Salve, benvenuti a una nuova registrazione Intelli Energy per le procedure di aggiornamento firmware su Icon 50, Icon 100 via cavo USB, utilizzando la modalità di aggiornamento chiamata bootloader. Per eseguire questo aggiornamento si renderà prima verificare le impostazioni del PC per evitare danneggiamenti dei dispositivi. Allora, il PC che potrete utilizzare devono avere il sistema operativo Windows 10 Professional o Windows 10 Home. Prima di procedere, dovremo verificare quindi le seguenti impostazioni. Da una schermata di Start, tasto destro Esegui, digitare l'eseguibile gpedit sulla versione Professional. Questo vale solo ed esclusivamente per versione professional. Se non dovesse aprirsi direttamente, eseguite una schermata DOS e provate ad eseguirlo direttamente dalla schermata di DOS. Vi apparirà editor di criteri di gruppo locali. Nelle due voci che compariranno, configurazioni utente e configurazioni computer, ci serve verificare alcune impostazioni della configurazione computer. Quindi configurazioni computer, modelli amministrativi, componenti di Windows, cerca. Nel criterio di gruppo cerca, nella colonna di destra, cercare e selezionare la voce non consentire l'aggiunta di percorsi su unità rimovibili alle raccolte. Quindi cerchiamo, se non lo troviamo, mettiamolo in ordine alfabetico, non consentire l'aggiunta, eccola qua. Bene, questa voce di default sarà non configurata. Cliccateci sopra due volte e abilitate la funzionalità. Una volta abilitata la funzionalità, chiudete la schermata. Per Windows 10 Home Edition, questa esatta operazione non è eseguibile in quanto Windows 10 non ha la funzionalità criteri di gruppo. Pertanto, al fine di poter utilizzare, per poter disabilitare questo tipo di funzionalità, Siamo. dovrete Ah, eseguirlo tramite registro, confermare. tramite modifica di un registro. Quindi Sì. aprite il regedit, Vedere lavoro, quindi vedere lavoro. regedit. Eseguiremo il regedit e nella schermata di regedit che comparirà su Windows 10 Home Edition dovrete andare ad aggiungere una chiave su HK Local Machine Software Policy Microsoft Windows Search, che ovviamente su Windows 10 Professional non ce l'ho. Dovrete, una volta selezionato Windows Search, dovrete inserire una chiave, con valore di Word, con nome Disable Removable Drive Indexing e impostarla al valore numero 1. La voce esattamente da inserire ve la riporterò in descrizione del video. Per sicurezza ve la riporto sul video in modo tale che rimanga visibile. Ok, allora la chiave di registro da modificare, da inserire è nella seguente chiave di registro, nella seguente cartella, e dovrete inserire un nuovo valore che abbia questa impostazione. Quindi creare una voce di Word con nome Disable Removable Drive Indexing e impostarla al valore 1. Per rendere effettiva questa modifica dovrete successivamente riavviare il computer. Questo vale per Windows 10 Home Edition. Una volta fatta anche questa operazione, possiamo tornare alle altre modifiche e alle altre opzioni da verificare. Apriamo la schermata dei servizi di Windows. Nella schermata dei servizi di Windows, ordinandoli in ordine alfabetico, dovrete andare a cercare la voce dei servizi di archiviazione. Quindi andiamo alla S. Servizi di archiviazione, che di default sarà impostata su manuale.
Bene, dovrete impostarla cliccandoci sopra due volte, dovrete impostarla con tipo di avvio disabilitato. Questa opzione è molto probabile che dopo il riavvio, dopo l'aggiornamento, un possibile aggiornamento di Windows, è possibile che questa opzione venga di nuovo reimpostata su manuale. In tal caso reimpostatela di nuovamente su disabilitato. Ricordatevi che dopo ogni aggiornamento di Windows questa potrebbe tornare al valore di default. Una volta impostato anche questo valore, chiudete i servizi e sempre da Start vi digitate Autoplay, impostazioni di Autoplay. Bene, l'impostazione di Autoplay dovrete impostare su nessuna operazione, sia unità rimovibile, sia scheda di memoria. È possibile che se avete installato sul computer dei servizi di cloud come Dropbox, OneDrive, possa esserci la scelta, l'opzione dell'apertura di uno dei programmi correlati al cloud. Vanno disabilitati. Queste opzioni sono fondamentali, poi capirete perché. Una volta impostate queste tre opzioni, riavviate la macchina per sicurezza. Bene, una volta riavviata la macchina, andiamo a vedere come eseguire l'aggiornamento. Per fare in modo di eseguire l'aggiornamento tramite bootloader, tramite la funzionalità loader, aprite un Explorer risorse e aspettate di collegare poi successivamente il cavo USB alla icon 50 o alla icon 100. Collegate, prima di collegare il cavo USB alla icon 50 o all'icon 100, disabilitate l'alimentazione del dispositivo che volete aggiornare. Io nel caso specifico non lo vedete, ma lo sto facendo su una icon 50. E con una graffetta premete il pulsante, il pulsante user. Con pulsante user premuto, provvedere a dare alimentazione al dispositivo. Bene, una volta dato alimentazione al dispositivo, con il pulsante user premuto, compariranno, dopo pochi secondi, se lo premo correttamente, magari funziona, premendo il tasto user, il LED run sulla icon lampeggerà molto veloce. A questo punto lampeggia molto veloce, collegate il cavo USB. Collegando il cavo USB, comparirà sulla lista delle risorse un nuovo driver chiamato bootloader. Cliccandoci sopra due volte entrerete all'interno del firmware, della struttura presente per l'aggiornamento di firmware, e vi troverete due file. Uno che vi dice che la centralina è pronta per accettare l'aggiornamento firmware. Due, vi dice l'attuale versione di bootloader interno del dispositivo. Attenzione, per le icon 100, se la versione del bootloader dovesse essere BL01, questa procedura va interrotta e non va assolutamente eseguito l'aggiornamento firmware mediante caricamento di file tramite bootloader, ma solo ed esclusivamente con icon prog appositamente conversione del firmware appositamente creata. Bene, andiamo avanti. Per poter accedere alla versione bootloader con la icon 100, non avendo il pulsantino user come la icon 50, per poter accedere alla versione alla cartella di bootloader, dovrete eseguire la stessa procedura, ma invece di tenere premuto il pulsante di user, dovrete premere contemporaneamente il tasto F1 ed F4, tenerli premuti finché non compare la cartella loader. Una volta che è comparsa la cartella loader, si va a cercare il nostro file da inserire. Lo troverete sul sito di IntelliEnergy. Nel mio caso andrò a prenderlo dal mio archivio. Sto aggiornando una icon 50. Questi sono tutti i firmware dei vari dispositivi. Cerco quello della icon 50, eccolo, e troverò due file nella lista o nei file che scaricherete dal sito. Una versione con estensione S19, una versione con estensione BIN. La versione BIN serve per aggiornamento via icon prog, quindi sarà
utilizzato con altra, con altro, con un altro sistema, quello che ci serve a noi è la versione S19. Quindi si seleziona il file, nel caso specifico l'ultima versione di firmware presente è la 1.2.5, copio il file, quindi tasto destro, copia, vado su bootloader, tasto destro, incolla. Vuoi procedere senza sì, e parte la copia del file, che potrebbe durare circa un minuto e mezzo. Nel caso che l'aggiornamento venga eseguito su una icon 100, dovrete prendere il file relativo alla icon 100, sempre con estensione S19. In quella circostanza, al momento dell'avvio della copia, l'icon 100 emetterà un doppio beep che indica che l'aggiornamento del firmware è in corso. Se tutto va come deve andare, al termine della copia scomparirà la classica cartella di trasferimento e troverete il file all'interno della cartella bootloader. Per sapere se è tutto a posto senza disalimentare il dispositivo, scollegate la porta USB senza fare disconnetti, senza fare assolutamente niente da Windows, solo scollegando il cavo, ricollegate il cavo e a questo punto mi ritornerà fuori nella lista delle risorse. Nuovamente ricomparirà la cartella bootloader ed entrando all'interno vi dirà se è andato bene l'aggiornamento firmware, success come in questo caso, oppure laddove ci fossero stati degli errori comparirebbe il tipo di errore che ha dato durante il trasferimento. In quella circostanza molto probabilmente la copia del file non sarebbe andata a buon fine e avrebbe dato un errore sulla copia stessa del file. Laddove questo dovesse accadere, se la copia del file non andasse a buon fine, la centralina risulterebbe senza firmware. In quella circostanza l'unica soluzione è provare a ripetere l'operazione o per ripristinare la centralina inviare il dispositivo per in assistenza presso IntelliEnergy. Bene, la procedura di aggiornamento a questo punto è conclusa, scollegherete l'alimentazione, scollegherete il cavo USB, ricollegherete l'alimentazione e i passaggi di aggiornamento sono conclusi. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, saremo a vostra disposizione in caso di necessità e ci risentiamo alla prossima. Grazie e buona serata.